Veniamo agli spettacoli. Paola Barale e Paola Quattrini in prima nazionale al Festival del Teatro di Borgo Verezzi. Hanno presentato una storia su famiglia, amicizia e ludopatia. Ce ne parla Giorgina Zapparoli. Tu invece mi dici adesso, una volta per tutte, che cosa sta succedendo? E va bene. Ecco. Gioco alle slot machine. Paola Quattrini e Paola Barale in prima nazionale ieri sera al Festival di Borgo Verezzi con Slot. Lo spettacolo scritto e diretto da Luca De Bei tocca i temi della ludopatia, dei legami familiari e soprattutto dell'amicizia tra donne. Oddio! Incubi! Ancora gli incubi, aiuto! Un tema tagliato su misura per le due artiste amiche anche nella vita. Con loro in scena Mauro Conte nei panni del figlio che scopre il vizio del gioco abilmente nascosto dalla madre. Si ride, si piange. Sì, c'è una grande verità in questo spettacolo e perciò la gente si sente per forza coinvolta. E soprattutto siamo in un posto meraviglioso. Per me è solo il secondo anno, la signora Quattrini ormai... Io ormai ho detto che mi dedicheranno una strada perché è la 15ª volta che vengo qua. Per me la prima? In una piazza Sant'Agostino di nuovo piena tanta emozione e applausi convinti. Questa sera si replica. Le slot machine! Slot apre la serie delle 11 prime nazionali che illumineranno il 55esimo Festival di Borgo Verezzi. La cosa che più veramente ci ha colpito, a me in modo particolare, è vedere l'entusiasmo della gente che torna a teatro, vedere questa sala, questa piazza piena. Dal 17 luglio va in scena Ti ricordi di me, altra prima con Caterina Costantini, Nicola Pistoia, Dino Spinella e Carla Ferraro.